Pesante sconfitta per Conte, pesante sconfitta per il Chelsea, che qui all'Emirates ha perso 3-0 contro l'Arsenal, una sconfitta senza appello. 3-0 nei primi minuti, la squadra è scesa in campo con l'approccio sbagliato, grandi errori difensivi come settimana scorsa contro Liverpool. Due sconfitte di fila nei due big match, contro Liverpool settimana scorsa, oggi contro l'Arsenal, con gli stessi errori, errori in fase difensiva, errori di concentrazione, errori di aggressività, sono mancate le caratteristiche del Chelsea, le caratteristiche del Chelsea di Conte, delle squadre di Conte. E adesso il manager è sotto accusa pesante, perché a meno 8 dalla City di Guardiola, capolista, che sta volando, però non sono ammissibili dei passi falsi del genere, ed è questo quello che pensa Abramovic. Abbiamo parlato anche con i tifosi del Chelsea, qui all'Emirates assolutamente delusi, vedono la squadra della scorsa stagione, quindi Conte non è riuscito a dare quel cambio di passo, quel cambio di mentalità rispetto alla squadra che era stata a inizio stagione di Mourinho e che poi era arrivato l'esonero dell'allenatore portoghese. Vedremo, chiaramente è ancora presto per parlare di esonero per Conte, ma la situazione ora è pesante e saranno decisive le prossime partite, perché servirà un cambio di marcia a Conte, altrimenti la sua panchina può essere davvero a rischio dopo questo doppio KO contro Liverpool e oggi contro l'Arsenal.